No, innanzitutto io dicevo Valerio, no, dell'organizzazione, ma il sabato è l'unico giorno in cui si può dormire, ma perché mi convochi così presto queste sposine? Facciamole dormire, vabbè, comunque grazie doppiamente perché sabato mattina mi rendo conto che essere qua con noi a quest'ora significa che ci tenete proprio, ci amate proprio, eh? Allora, chi è che si sposa nel 2014? Sulle mani delle sposine, l'abbiamo fatto una cosa. Tirate sulle mani, e nel 2015 tutte le altre, spero. 2013 ce ne sono anche quest'anno, eh. C'è qualcuno che si sposa in inverno? Lei è a dicembre. Adesso? Bellissimo il matrimonio. Io tra l'altro il matrimonio che ho fatto qua a Bologna l'ho fatto proprio in dicembre. Cioè, stiamo tutti parlando di testa. Facciamo va bene, no? Vuole bene. Dicevi quando ti sposi? Ah, bellissimo mese. Mese delle rose, delle peoni. Dove ti sposi? Ah, ma che meraviglia, hai visto? Io c'ero fino a 2 o 3 ore fa a Napoli. Primavera sul mare. Beh, allora io utilizzerei dei colori leggeri. Per esempio il lino è uno dei tessuti. Colori chiari e tessuti leggeri. Io vorrei fare un applauso a Micio perché è praticamente un sensitivo, perché lo sposo si chiama lino. Lo stendiamo sul cavolo lino. Lo stendiamo. Cara Rosa mia, metterei un orecchino un po' più discreto, che dice un finito più discreto. Lo so che a te piacerebbe, però anche qui un altro consiglio del Miccio. No, signor Miccio, scusi, sul tavolo le rose. E il lino. E il lino. Certo. Dopodiché possiamo utilizzare i colori del mare e del cielo, i classici bianchi e azzurro, se vogliamo un top, i colori solari, in generale, se non vogliamo fare un total white. Creiamo una licenza, tra virgolette, poetica, by Miccio, che dica, voi sposi potete alleggerirvi in questo modo. Alleggerirvi? Cioè, alleggerirvi significa che devono mangiare. No, sono per scherzare. No, si deve, ma che stai scherzando? Ma che possiamo diseducare il pubblico? Sono loro, sono sempre sì. Educarli, non diseducarli. Allora, ragazzi, il nodo della cravatta non si allenta mai, la giacca ve la dovete cucire addosso, per favore la camicia possibilmente all'interno dei pantaloni, tutta una serie di cose che generalmente non si fa, perché io vedo che è un concetto, è un'evoluzione, anzi un'involuzione, sì. Si fanno dei passi indietro invece che avanti, prima si allentano la cravatta, prima si allentano un po', poi la sbottona e sbottona del primo bottone della camicia, si tolgono la giacca e si scopre che la camicia è pezzata, commossa, ok? Allora, con il... può succedere perché fa parte della sudorazione, non tutti hanno, come dire, il controllo per la sudorazione. No, gli uomini soprattutto molti, è una sofferenza per le prove. Esatto. Che bisogna innanzitutto prevedere la doppia camicia, ma questa proprio fa parte del corredo dello sposo. Tu l'hai prevista la seconda camicia? In verità io 4 canottiere da pescatore, evitiamo per favore anche per i freddolosi, perché mamma vuole che ci mettiamo la maglia di lana, che si veda, che generalmente un po' per delle camicie bianche, di quelli molto trasparenti, quelli belli, un po' sottili, no? I popoli delle camicie da sposo, e si vede il segno sotto della canottiera. Lui sai che cosa ha detto? Una cosa che purtroppo è la realtà. Io non ho deciso niente. Inizia ad abituarti, perché sarà così per i prossimi anni, ok? Chi comanda, caro mio, sappilo. Sei ancora in tempo fino a agosto, però se sarà lei. Tu sei napoletano? Allora, qua è la seconda con cui parliamo, siamo a Bologna, lui viene da Napoli. Ma quindi potevi iniziare da Napoli sta roba, non mi svegliamo alle 7 di stamattina, scusate. C'è una bolognese, fatemela sentire, quando ti sposi? Ah, a Bologna? Sì. Dove? Non lo sappiamo ancora. Ah. No, ragazzi, questa è una roba seria, stai scherzando? No, ma non voglio agitarti, Però per settembre dell'anno prossimo, sappiate che giugno e settembre sono i 2 mesi più importanti dell'anno per i matrimoni. Magari tu ti vuoi sposare anche di sabato? Ecco, allora chi aspetti? Cioè, non lo so, forse è il 2016? Ecco,
Allora tesoro, la prima cosa, care mie, nel momento in cui ricevete l'anello, come hai ricevuto l'anello? Eccolo lì, appena arriva l'anello, ho chiamato il Miccio come seconda cosa, che viene il mio paese. Ragazzi, vi giuro, la prima cosa che dovete fare non l'abito, perché la prima cosa che avete nella testolina voi donne è l'abito. Da bambine sognate sto cavolo di abito, ma per fare un abito da sposa ci vogliono 2 settimane, ok? Invece trovare una location giusta in settembre, sabato, il weekend di settembre sono 4, non so, forse questo sarà l'anno prossimo 5, non mi ricordo, è un po' difficile, quindi devi muovere. Perché prima abbiamo detto l'uomo, quale potrebbe essere il segreto? Purtroppo non ci sono segreti. Salvo la camicia climatizzata, che avete. Posso fare un appunto? No. Dai, io sono un disegno. Lei si faccia, grazie. Volevo dire una cosa per i maschietti. Allora, il capospada del guardaroba maschile, sappiamo che è la giacca. Ok, la giacca è importante, per favore, quel giorno che vi calzi bene, su di sopra se possibile. Altrimenti comunque cercate la della misura giusta. Una cosa che spesso si trascura, come ha fatto questo signore qui accanto a me, è la camicia, ok? Nel collo della sua camicia ci passa la 90 imbarrata, circonvallazione. Ragazzi, la camicia deve essere come la mia, vi deve soffocare, ok? È chiaro? No, sì, no, assolutamente, è vero, assolutamente d'accordo. Capito? No, cioè la tua ci sta dentro Lino, bisogna metterci dentro lui. Vedete che c'è un balletto. Dov'è Lino? Dammi il numero, poi chi c'è? Siamo per trovare il signor Miccio. La lasciata andare. Le calzature, dopo 5, 6, 7 ore, piangono. Allora, sì. Ci sono quelle abituate, nate sul tacchi, e quelle che purtroppo, che sono la maggior parte di oggi, con le ciabatte, ok, o con le scarpe da ginnastica. Bisogna fare dei corsi, bisogna fare dei corsi di tacologia, tacco 12, adesso mi metto lì e faccio sta roba a Milano, faccio dei piccoli corsi di portamento col tacco 12, barra 14. Io pensavo alla bombetta. Per lui? No, è seria, è una cosa seria. Sì, allora, piuttosto che la bombetta, io direi la tuba, ok? Che è il cilindro, che è il classico cappello che accompagna il tight. Solo di giorno si mette. La tuba serve per il sole, la tuba non serve per me. Perché non sono di giorno? Chi mi conosce veramente sa che io non riesco a mentire, purtroppo. Quindi o mi prendete così come sono, oppure non mi chiedete le cose. Non mi chiedete ma come mi vesto, perché se ti vesti male io te lo dico.